ormai non si è più stancato, vuole esserci sempre nei vlog. Comunque, benvenuti tutti in questo nuovo video. E ragazzi, questo qua è un video particolarissimo, poiché infatti non dico che è il primo episodio di una nuova serie, ma dato che ho visto che i video relativi alle sessioni appunto di calciomercato vi sono piaciuti un macello, addirittura il secondo ha superato i 3300 mi piace tipo, ho detto eh no, non è che adesso che appunto non c'è più calciomercato noi non possiamo fare più video, e mi è venuta in mente questa cosa. Ho infatti deciso di iniziare a portarvi delle sorte di classifiche che io andrò a commentare insieme a voi. In che senso? Allora, in questo primo episodio appunto, volendo fare un qualcosa di relativo appunto al calciomercato, al calcio in generale, ho deciso di portarvi quelli che sono i 10 più costosi acquisti della storia del calcio, e andando appunto un attimo ad analizzare, dandovi appunto le mie opinioni al riguardo. Ma nei video successivi la cosa bella qual è? Che andrò ad analizzare classifiche che voi mi consiglierete. In che senso? A me era anche venuto in mente ad esempio l'andare ad analizzare quelli che magari sono i 10 attori più pagati al mondo, dandovi appunto le mie opinioni al riguardo, dicendo anche che film hanno fatto e se mi piacciono meno questi. E ragazzi, ho detto appunto, ma facciamo così, partiamo un attimo blandi presentando appunto i 10 giocatori più costosi della storia del calcio, per poi magari andare un attimo ad approfondire magari vedendo ciò che i miei iscritti vogliono. Quindi ragazzi, vi ho presentato il progetto, se l'idea vi ispira lasciate un bel mi piace, se questo video supera i 2000 mi piace entro tomorrow direi che questa serie possiamo bella che iniziarla. Però allo stesso tempo dovete anche commentare il video scrivendomi appunto delle cose che appunto vorreste che io analizzassi nei futuri video. A me è venuta in mente questa cosa degli stipendi magari di attori in generale, ma se voi volete altre cose tipo i 10 cibi più vomitevoli magari, commentate scrivendo quelli. Comunque l'idea credo che l'abbiate capita, è un qualcosa che secondo me vale un macello vedere. E detto questo, comunque io ho finito e direi subito di iniziare. Però prima di iniziare volevo dire che appunto la classifica che sto per andarvi ad analizzare è quella relativa agli euro, poiché infatti con le sterline c'era una questione di confusione appunto con il cambio che è cambiato negli ultimi tempi. Quindi adesso direi di partire con la classifica considerando le quantità in euro. Posizione numero 10, conquistata da Zlatan Ibrahimovic quando dall'Inter si mosse al Barcellona per una cifra di 69 milioni di euro. E ragazzi, cosa c'è da dire dell'Ibra di quel tempo? Ibra di quel tempo che aveva prospettive fenomenali, ma secondo me al Barcellona non è riuscito a dimostrare tutto ciò che invece ha dimostrato quando era al Milan, perché infatti qui ha disputato solamente 29 partite facendo 16 gol. E voi starete dicendo, beh, non è affatto male, non è affatto male, però considerando il fatto che l'anno dopo andò al Milan e fece meno gol, ma l'anno successivo quando andò appunto al Milan totalmente stragiò completamente facendo 28 gol in 32 partite. Passiamo adesso al giocatore numero 9, giocatore che mi interessa particolarmente nel senso che è andato ad una delle mie squadre preferite, poi che infatti sto parlando di Raheem Sterling, che quest'anno da Liverpool ha deciso di passare squadra e andare appunto sponda Manchester per una modica cifra di 70 milioni di euro. E ragazzi, cosa c'è da dire di questo giocatore? Secondo me giocatore fortissimo che ha già dimostrato ciò di cui è fatto, ciò che può fare. E allora innanzitutto devo dire che le cifre di questo video sono folli, ma in generale tutte quelle del calcio sono folli. Però se devo essere sincero, considerando anche magari altri acquisti, Raheem Sterling questi 70 milioni li vale. Li vale perché? Perché è un giocatore giovane che ha già dimostrato ciò di cui è fatto e ciò che sa e può fare. Quindi per me, vabbè, innanzitutto lo ripeto, 70 milioni sono un macello, ma secondo me questo giocatore li può anche valere. Posizione numero 8 non esiste, poiché nella posizione numero 7 troviamo addirittura due giocatori, i quali sono Zinedine Zidane e Angel Di Maria. Cosa c'è da dire di Zinedine Zidane? Innanzitutto no. Quanto è stato pagato? È stato pagato dal Real Madrid 70 milioni quando appunto lo vuole trarre dalla Juventus, in poche parole. Ahimè, non ho potuto appunto guardare tutte le partite di Zidane perché infatti ero troppo piccolo. Però si sa, Zidane è una leggenda, uno dei giocatori migliori che siano mai stati, quindi davvero forte. Se devo essere sincero, considerando le cifre folli di adesso, mi viene da pensare che magari 75 milioni che il Real Madrid ha sborsato in quell'anno, ovvero 2001, fossero davvero un qualcosa di stratosferico per i tempi dell'epoca. Però appunto questa è una mia supposizione personale. Secondo giocatore alla posizione numero 7 è Angel Di Maria, quando passò dal Real Madrid al Manchester United per, anche qua, 75 milioni di euro. Ragazzi, cosa ho da dire Di Maria? Se devo essere sincero, secondo me Di Maria è uno dei giocatori più forti e completi al mondo, e sono infatti dispiaciutissimo per lui
lui. Poi che infatti allo United, tra l'altro, non è riuscito a dimostrare ciò che appunto lui sapeva fare. Questa cosa mi dispiace un macello, ma secondo me Van Gaal non gli ha dato neanche tanta fiducia. Tra parentesi, stessa cosa per Falcao. Infatti Van Gaal, ho visto molte volte che l'ha lasciato in panchina, non gli ha dato secondo me la fiducia necessaria, ed è anche per questo che Di Maria ha già cambiato squadra, poiché infatti quest'anno si è spostato al PSG. Passiamo alla posizione numero 6, posizione occupata da un altro giocatore che adesso è del Manchester City. Sto infatti parlando di Kevin De Bruyne, che è passato dal Wolfsburg al Manchester City per 80 milioni di euro, o meglio è una cifra che va intorno a tra i 75 e gli 80 milioni, non si è ancora ben capito il tutto. Però ragazzi, cosa c'è da dire di questo giocatore? Secondo me è fortissimo e lo dico da anni, però c'è una situazione abbastanza strana con Kevin De Bruyne, poiché infatti l'anno scorso il Wolfsburg lo prelevò dal Chelsea per 15 milioni di euro. Il che vuol dire che in un anno si è alzato di un macello, è passato infatti da 15 ad 80 milioni. E non dico che appunto questi 80 milioni siano sprecati, però appunto considerando che l'anno scorso era stato pagato solamente 15, questa è un po' una situazione particolare. Però anche lui giocatore fortissimo. Passiamo adesso alla posizione numero 5, occupata da James Rodriguez, che l'anno scorso infatti dopo la strepitosa World Cup passò dall'AS Monaco, che l'anno prima lo prese dal Porto per 40 milioni, al Real Madrid per quanto? 80.5 milioni di euro. E ragazzi, cosa c'è da dire di James? Anche lui giovane di prospettiva, che aveva già dimostrato ciò di cui era fatto, soprattutto come ho già detto nella World Cup, e quindi anche lui veramente fortissimo. Però se devo essere sincero, questo giocatore non ho mai capito se appunto è stato strapagato o meno. Quindi vorrei avere una vostra opinione, dunque commentate scrivendo qui sotto un commento riguardo a James Rodriguez e fatemi sapere se secondo voi è stato pagato troppo oppure no. Passiamo adesso alle medaglie. Medaglia di legno posseduta da Neymar, che infatti nel 2013 passò dal Santos al Barcellona per quanto? Allora, inizialmente si pensò fosse una cifra intorno ai 40 milioni, ma poi si andò appunto a scoprire che la cifra è di 86.2 milioni di euro. Quindi veramente un sacco, ma se devo essere sincero, all'inizio non ci credevo tanto su questo giocatore. Poi appunto andando a vedere come si è trasformato e appunto le partite che sta facendo, devo dire che anche lui è un fenomeno. E secondo me quando appunto non ci sarà più la disputa tra Ronaldo e Messi per il miglior giocatore del mondo, lui è uno dei pretendenti al pallone d'oro. Passiamo adesso alla top 3. Posizione numero 3 troviamo un altro giocatore del Barcellona. Sto infatti parlando di Luis Suarez, che l'anno scorso cambiò squadra, passò infatti dal Liverpool al Barça per una cifra che si aggira intorno ai 93 milioni di euro, 93,7 per la precisione. Cosa c'è da dire di Suarez? È uno dei migliori centravanti del mondo, non dico il migliore perché voi sapete già qual è secondo me, però adesso è uno dei migliori. E niente, è uno veramente che ti cambia la partita, ti fa il gol, ti fa l'assist. Infatti, se non mi sbaglio, è stato uno tra i giocatori del Barcellona che l'anno scorso fece più assist in assoluto. Questa cosa è abbastanza particolare. E quindi giocatore veramente stratosferico. Passiamo adesso alla posizione numero 2, occupata da chi se non lui, Cristiano Ronaldo, che infatti nel 2009 passò dal Manchester United al Real Madrid per una cifra di 94 milioni di euro. E ragazzi, cosa c'è da dire di Ronaldo? Ronaldo è fortissimo, è un giocatore completo che si è allenato un macello per arrivare a dove è lui. Infatti sta qui la differenza di Messi, ma ne parlerò in un futuro video se volete voi, dove magari andrò ad analizzare proprio Cristiano Ronaldo e Messi. Comunque non divulghiamo. Stavo appunto dicendo che Cristiano Ronaldo è un giocatore fenomenale e secondo me poteva essere anche pagato di più, considerando appunto tutte le cifre appena elencate. C'è davvero un grosso distacco secondo me tra lui e gli altri giocatori, e soprattutto dal primo giocatore di questa lista, ovvero Gareth Bale. Questo giocatore ha infatti cambiato squadra, è passato dal Tottenham allo stesso Real Madrid per 100 milioni di euro, ecco perché è mister 100 milioni, ma secondo me Bale non è che non li vale. Ma se Bale è stato appunto pagato 100 milioni, Ronaldo deve essere sicuramente pagato di più. Però appunto questi sono i miei punti di vista. Cosa c'è da dire di Bale? Giocatore fortissimo, velocissimo, che però quest'anno diciamo non ha aiutato tanto la sua squadra in fase difensiva. E questa cosa è strana, poiché infatti nel Tottenham lui agli inizi giocava quasi come terzino. Dunque non riesco a capire il motivo, però appunto questa è una cosa che può migliorare solo lui stesso. Comunque ragazzi, questa qua era la classifica e queste qua erano le mie opinioni. Spero che voi appunto vi ci ritroviate. Se vi sembrano idiote, infatti mi spiego il motivo, scrivetemi dunque cosa voi ne pensate. E detto questo, il video è terminato. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, se questo video supera i 2000 o 1500, adesso non mi ricordo, mi piace, entro domani questa serie continuerà. E scrivete un bel commento considerando appunto cosa vorreste che andasse ad analizzare nei prossimi episodi. Detto questo, io vi invito a dire, io e Bevas vi salutiamo e vi diciamo.